poi c'è un inedito molto importante. Allora, io ho cantato pochi inediti nella mia vita e nonostante poi molti me lo chiedano, ma sì, ma fai, canta, fai, eccetera. Però non, a volte non è capitato e poi magari non trovavo l'occasione giusta. In questo album invece l'occasione l'ho trovata e grazie ad un carissimo amico che è qua, che è Niccolò Agliardi, veramente io adoro. Così si parlava, dico, ma ti va, io vorrei aggiungere un inedito, mi piacerebbe cantare una canzone, eccetera. E dico, che ne pensi? E lui mi ha risposto così, vieni, con No, non è andata così. È me. Ah no, come no? È andata così, è andata andata, così. ma c'era una storia. Il mio proverbiale presenzialismo avrebbe voluto che Cristina mi chiamasse per fare un duetto. Ma questo già dal primo duetto. È vero, me l'avevi detto, sì. E cercavo di vedere se Enrico Romano mandasse una mail È quadrante. vero. Secondo, uguale. Ho detto, vabbè, il terzo ci ho sperato ancora, insomma. C'è ragione. E allora, non arrivando questa richiesta, ho dovuto fare quello che purtroppo mi toccava fare normalmente. No, scrivere una canzone per Cristina, che parlasse di Natale, credo che sono le due cose più improbabili, impossibili, difficili per un autore abituato a fare altro. E poi la verità è che fuori da ogni retorica c'è un legame, vero, autentico. Veramente con grande garbo, educazione, perseveranza, ostinazione, caparbietà e gentilezza, mi hanno chiesto questa cosa e mi sono messo al Beh, non servizio. potranno mai spacchettare, non potranno mai dare una stretta di mano i silenziosi, no? Tutte le persone che effettivamente non si vedono, ma ci sono. In questa canzone io mi rivolgo proprio ad un ragazzo sensibile, un ragazzo che, e io stessa lo devo fare, non deve mai dimenticarsi di guardare anche quello che succede attorno a noi. Perché è vero che i silenziosi non gridano, ma noi li dobbiamo ascoltare. Grazie, sì, se vi posso permettere, l'interpretazione di Cristina è stata veramente molto toccante, mi ha reso Grazie, onore, insomma, e grazie grazie. No, davvero. grazie a te, Nicolò, davvero. E anche a Bungaro, Esattamente, Bungaro e Guzzino che hanno scritto che per me hanno la scritto canzone. il pezzo, quindi davvero grazie, grazie. Perché secondo me poi dentro noi rimaniamo un po' piccoli, no? Cosa che consiglio di fare anche voi, cioè, non è che il nostro essere bimbo non vuol dire che siamo immaturi, anzi vuol dire che siamo grandi, no? E il fatto che il bimbo ogni tanto venga fuori e dica, oh, qui, ma mi fai cantare questa canzone? Fatelo, fatelo anche voi. Fate cantare e parlare la parte più intima, la vostra infanzia, perché ci fa bene. Credetemi, fa bene. Sul futuro sì, perché sicuramente mi piacerebbe. Però io non sono una persona né presuntuosa e né una persona che si butta a fare cose particolari senza magari essere pronta o che. Io credo che il pubblico abbia bisogno di ascoltarmi ancora un po', perché io sono, secondo me, super credibile quando canto le mie sigle, no? Le sigle dei cartoni animati. Però io devo abituare il pubblico a sentire una Cristina che canta anche altro, e non ne basta uno, secondo me devo fare ancora un altro, e poi magari. Perché, scusate, perché ovviamente mi piace anche far sentire una Cristina diversa. È ovvio che io sono nata con le mie sigle, cioè il mio mondo è il mondo delle sigle, quindi. Mai e poi mai, credo che da domani mattina io potrei diventare una cantante pop, lasciare e abbandonare quello che ho, fa parte di me, cioè io sono la Cristina che canta le sigle dei cartoni, però nulla mi vieta di fare qualcos'altro, di cantare anche qualcos'altro e farmi ascoltare anche con qualche altro brano.
una volta mi chiedi sì.